Bentrovati a tutti, gentile pubblico. Come potete vedere dal titolo e come potete vedere anche da questa disposizione video che vi sto proponendo, anche oggi andremo a parlare di un film appena uscito nelle sale. Ebbene sì, signore, sto parlando di Oceania, l'ultimo classico Disney uscito quest'anno. Dopo delle ottime pellicole prodotte dalla Disney come Ralph Spaccatutto, Frozen, Big Hero 6, ma soprattutto Zootropolis, la Disney sarà riuscita a mantenere il livello qualitativo anche con questo Oceania? A mio parere sì, e oggi cercheremo anche di vedere in che modo l'hanno fatto. Ma non prima della sigla. Mi rendo perfettamente conto che parlare bene di un film della Disney è praticamente come voler sparare sulla Croce Rossa, perché non so da quanti anni saranno che la Casa delle Meraviglie quasi non sbaglia un colpo. So che alcuni, ad esempio, a Ralph Spaccatutto non aveva pienamente convinto, film che io invece ho apprezzato tantissimo, e quindi era anche abbastanza prevedibile che ci saremmo trovati di fronte ad un prodotto di notevole levatura. Per cui cercando di andare anche un po' più sul concreto. Se si sta parlando di un film della Disney, a mio parere uno dei punti che salta subito all'occhio è senza dubbio lo stile grafico. Non sto qui a parlare della qualità grafica perché, come è facilmente intuibile anche solo dal trailer che è stato trasmesso, la qualità grafica per l'appunto di questo film è di qualità medio-alta. Probabilmente non siamo a livelli qualitativi della Pixar come può essere una ricerca di Dory o meglio ancora Inside Out. Ma comunque la qualità grafica è veramente più che soddisfacente. Ma se parliamo dell'aspetto visivo di questo film, dobbiamo prendere in considerazione l'estetica. E devo dire che la scelta di ambientare questa avventura all'interno di un paesaggio quasi totalmente che richiama fortemente il paesaggio hawaiano è stata, a mio parere, molto azzeccata. Le isole, le giungle, le spiagge, il mare, la barriera corallina, ma soprattutto lo stile grafico e visivo dei personaggi sono veramente, veramente molto ispirati, minuziosamente curati e che, stranamente, anche voi, se come me non siete mai stati all'interno di un paesaggio hawaiano, sentirete quasi una sorta, un sentimento quasi di nostalgia verso quei luoghi. Ti verrebbe quasi voglia di andare subito, immediatamente alle Hawaii per vedere se realmente quegli ambienti sono fatti così e così bene. Per cui, come era anche facilmente intuibile, dal punto di vista grafico, a questo film, a mio parere, non gli si può contestare assolutamente nulla. E devo dire che anche per quanto riguarda i personaggi, la Disney è andata pressoché a colpo sicuro. Vaiana e Maui sono dei personaggi che sanno farsi apprezzare dal pubblico, sia dai piccoli che dai grandi. In Vaiana il bambino riuscirà ad apprezzare il lato più combattivo e più determinato della protagonista, in questo film grande rappresentante della fierezza e della determinazione femminile. L'adulto invece potrebbe apprezzare maggiormente il fatto di come lei elabora ciò che gli succede all'interno dell'avventura, di come senta una desiderio grande di avventura dentro di sé, ma soprattutto il fatto che lei debba rispondere a determinate esigenze che a lei vengono chieste. Se parliamo invece di Maui, lui può essere considerato quasi come la mascotte di questo film, un semidio che ritrova la motivazione per se stesso e che lotta e si dimostra un grande sostenitore per la nostra protagonista. Entrambi sono dei personaggi fondamentali, senza l'uno l'altro non potrebbe andare avanti nella sua avventura. Per carità, pur rientrando all'interno dei canoni di buoni personaggi che ormai la Disney ci ha fatto imparare bene, comunque riescono ad avere il loro spunto e riescono ad avere la loro motivazione rispetto magari a tanti altri che abbiamo visto in altri film. Questi sono i personaggi principali, ma fidatevi che di spalle comiche estremamente valide non ne mancano. In particolare quel povero piccolo galletto che si ritrova catapultato nelle vicende del nostro protagonista, a metà tra l'esilarante, il ridicolo e il tragicomico. E il ritmo generale del film riesce a mantenersi su un livello abbastanza buono. Sì, le tematiche di per sé sono molto importanti, la tematica di fondo è anche abbastanza cupa, ma non si dimentica mai di essere un film indirizzato a tutti e quindi riesce sempre a stemperare la tensione e a piazzarci le giuste gag e le giuste battute nel momento giusto. Da qui possiamo iniziare a parlare della filosofia e della morale che sta alla base di questo bellissimo film, sulla quale non mi voglio soffermare molto perché è giusto che la scopriate voi che andate a vedere il film, ma che almeno personalmente l'ho ritenuta non eccessivamente originale, ma comunque ben caratterizzata e comunque ben incentrata sui protagonisti e che all'interno del mondo in cui essa viene ambientata ci sta. Ci sta e devo dire che l'ho apprezzata, ma devo dire che una cosa che ho particolarmente apprezzato è che qui finalmente la Disney torna a parlarci di magia, la classica magia Disney.
ma non una magia come può essere Topolino che fa muovere le scope, oppure la fata in Cenerentola che con la bacchetta di cristallo trasforma la zucca in carrozza. Qui la magia è legata alla divinità, l'esistenza di entità superiori, l'esistenza di semidei, l'esistenza di armi leggendarie, l'esistenza di creature al di sotto della superficie che godono di abilità e poteri speciali, l'esistenza che sta nella trasmigrazione dello spirito una volta abbandonato questo mondo. E tutto ciò ambientato, come vi ho detto prima, in questa ambientazione hawaiana, con questi oceani meravigliosi, con queste isole sureggianti e con questo fondale marino che ricorda anche un po' vagamente Nemo, devo dire che il tutto riesce a essere veramente quasi palpabile. E ora qui qualcuno di voi potrebbe chiedersi: ma quindi questo film l'hai trovato praticamente perfetto? Purtroppo no, se non fosse per un singolo importantissimo dettaglio di questo film che non mi è piaciuto, veramente questo film sarebbe rientrato a tutti i favori all'interno dei miei classici Disney preferiti in assoluto. Così purtroppo non è stato, perché mai vi chiederete voi, beh, per alcuni di voi questo potrebbe essere addirittura un pregio del film, ma purtroppo io i musical non riesco a mandarli giù. Per carità, non sto dicendo che le canzoni di questo film siano brutte, siano noiose, sono sempre ben calibrate e ben piazzate e di per sé sono anche molto belle. Però che vi devo dire, io sin da quando ho memoria, sin da quando seguo i film della Disney, io i musical, le canzoni all'interno dei film, non riesco a farmele mandare giù. E badate bene che questo destino stava anche quasi per prendere sotto causa Frozen, che all'inizio, come potete vedere, per quanto straordinarie, belle e memorabili possono essere le canzoni, per fortuna esse si concentrano nella prima parte del film, la seconda è molto più lineare e libera da canzoni praticamente. In questo film invece ce ne sono, non ce ne sono tantissime, ma ce ne sono e diciamo che la loro eventuale totale assenza per me sarebbe stato un valore aggiunto. Così purtroppo non è stato, ma ripeto, questa è la mia considerazione personale sulle canzoni all'interno della Disney, le quali sono una caratteristica abbastanza classica. Quindi bene o male questo non è neanche un difetto di per sé, ma purtroppo lo è per me. Per cui, volendo andare a concludere questo video, questo film sicuramente, che lo dico a fare, merita di essere visto. Magari peccherà un pochino sotto il versante di coraggio e di critica sociale come magari poteva essere in un Zootropolis, o magari non avrà lo stesso impatto emotivo che ce l'aveva in Frozen, però tutto sommato rimane un film molto molto godibile. E se non fosse per quelle indigeste canzoni, sicuramente sarebbe diventato uno dei miei classici Disney preferiti. Così purtroppo non è stato per me, ma a mio parere un 8,5 penso che nessuno glielo possa togliere, perché ancora una volta la Disney è riuscita a dimostrare che, se vuole, al proprio pubblico può proporre efficacemente qualsiasi cosa egli voglia. Che sia una principessa in un mondo di ghiaccio, che sia un androide in un mondo di supereroi, che sia una città piena di animali antropomorfi, o che sia un'eroina hawaiana che combatte insieme e contro delle divinità, ogni volta la Disney riesce a centrare il bersaglio. E sull'invito spassionato di andare a vedere assolutamente questo film, che a mio parere potrebbe essere apprezzato veramente da tutti, sia dai grandi ma soprattutto anche dai piccini, io concludo qui questo video. Spero che questa mia piccola considerazione personale su questa straordinaria pellicola vi possa essere piaciuta, ma soprattutto vi invito, qualora abbiate già visto il film, di lasciare qui sotto un commento esprimendo quella che è la vostra opinione. Siete d'accordo? Non siete d'accordo con quello che ho detto? Perché, come dico sempre, qui sotto la bacheca dei commenti è tutta a vostra disposizione. Ragazzi, io concludo qui. Se questo video vi è piaciuto, lasciate qui sotto un bel like per poterlo sostenere. Condividetelo dove volete e soprattutto, se non siete ancora iscritti al canale, qui sotto trovate il tasto rosso. Nelle schede e in descrizione trovate dei link che vi possono essere utili. E vi ricordo che, se siete interessati ai contenuti che questo canale ha da proporvi, vi ricordo di attivare le notifiche per i video, cliccando qui sotto sulla campanella, spuntando le notifiche e salvando dalle impostazioni. Bene ragazzi, io non voglio rubarvi altro tempo e credo di aver esaurito tutto quello che volevo dirvi. Grazie per avermi seguito fin qui e noi ci rivediamo con un prossimo video, sempre qui su questa rubrica, su questo canale. Alla prossima e buon oceani a tutti.